Hai capito? La testa. Il sovrintendente del teatro Vittorio Emanuele, con me il presidente del consiglio amministrazione del teatro Maurizio Puglisi. Oggi noi abbiamo iniziato un percorso nuovo col teatro cittadino. Il percorso fa parte della nostra stagione teatrale e quest'anno abbiamo avuto la gioia, la fortuna e l'onore di avere all'inaugurazione della stagione teatrale il maestro Giancarlo Giannini. Ieri abbiamo iniziato, Giancarlo, un applauso per Giancarlo. Ieri è stata la prima serata, stasera alle 21 ci sarà una seconda replica, domani pomeridiano. Abbiamo insieme al maestro Giannini il gruppo orchestrale, che vi dico straordinario, che ieri sera ho visto e ho assistito alla performance, che ora vi presenteremo, vi presenterà Andrea Peria, che è qui con me. Questo è l'inizio di un percorso vuol dire che io spero che ogni volta avremo dei grandi personaggi, delle grandi personalità, si incontrino con la città. So che ci sono anche dei giornalisti, se qualcuno vuole fare qualche domanda, siamo con piacere, e passo la parola ad Andrea Peria, che vorrei presentare un po' tutti quanti. In realtà buongiorno a tutti, chiamo accanto a me Susi Mennella, che è la produttrice dello spettacolo, e poi con Susi, forza. Grazie al Gio Bernava, presidente del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, che ci ha venuto qui per inaugurare la stagione. Per me è un onore portare Giancarlo Giannini con questi tre musicisti bravissimi, Marco Zurzolo alzati Marco e vieni, guarda Marco. Vieni Marco, così mi aiuti a presentare i tuoi colleghi musicisti. Noi saremo qui 3 giorni, compreso ieri, quindi faremo stasera alle 21 e domani alle 17 a teatro. E ringrazio appunto Giancarlo per aver accettato questa scommessa e essere qui con noi. E in realtà vorrei passare il microfono a Marco, perché ci racconterà il percorso musicale dello spettacolo, sì, presentandoci i due colleghi. Vabbè. Allora, alla chitarra Carlo Fimiani, un bravissimo chitarrista salernitano, e applauso. Grazie. E poi Aldo Perris, un amico di vecchia data, napoletano della sanità. Siamo stati veramente un percorso duro che abbiamo fatto, perché veniamo veramente dal sud tosto, d'altronde come voi, perché siamo il regno delle due Sicilie, ormai lo dobbiamo ricostituire. Vabbè, detto questo, con Giancarlo è bellissimo lavorare, perché in realtà non si sa come si inizia e non si sa come si finisce. Io credo che voi dovete venire a teatro se non siete ancora venuti, perché lo spettacolo è fantastico. E poi devo dire, noi consideriamo Giancarlo una sorta di strumentista, perché insieme a noi lui improvvisa, gli piace improvvisare, gli piace portare avanti un discorso che non è sempre lo stesso. Quindi viva Giancarlo Giannini, applausi. Quella signora, quindi ti do la penna per firmare. E in realtà dopo la firma chiederemo a Giancarlo di raccontarci il suo rapporto stupendo con la Sicilia o è qualcosa dello spettacolo. Quindi Giancarlo, ti pregherei di dire due cose, ti avvicino al microfono. Questa cos'è? Non è una conferenza stampa? È un incontro con la città che ti adora. Sì, io qui in Sicilia sono, devo dire, nato anche come attore, perché fu un metallurgico che mi portò, devo dire, a fare questo mestiere. Ho avuto dei maestri straordinari. Uno è Turi Ferro, Catania, che mi ha insegnato proprio a parlare questa lingua. E sono stato fortunato perché ho fatto poi tutti i film siciliani. Ma non è che mi va di parlare della mia vita, perché sennò qua andiamo avanti di una cosa. Anzi, inviterei qualcuno a fare delle domande. Noi abbiamo uno spettacolo, che non è che sennò qua, e devo raccontare tutta la mia storia e
finire allora. Vi dico soltanto che abbiamo uno spettacolo, stiamo facendo uno spettacolo in cui ci divertiamo molto, è uno spettacolo di parole e musica, vengono dette raccontati i più grandi poeti che noi abbiamo avuto, anche i poeti stranieri, musicati da questi meravigliosi miei compagni, e ci divertiamo anche a improvvisare, e devo dire che la gente ci segue molto volentieri e piace molto, quindi se volete vedere lo spettacolo venite. Devono pagare o posso dire gratis? Devono pagare. Alcuni gratis anche, facciamo entrare. Bene. C'era il presidente con la macchina. Ecco, presidente. No, a parte che nello spettacolo si nota il rapporto tra i musicisti, è proprio evidente, cioè si vede proprio questo rapporto continuo. No, la cosa che io volevo chiedere è un aspetto forse poco conosciuto, che però a me incuriosisce molto, del maestro Giannini, ed è la sua professione di inventore, perché non so se lo sapete, ma il maestro Giannini fa l'attore, ma in realtà lui è un inventore, e questa è una... mi incuriosisce molto, vorrei capire se mi ascolta. Aspettiamo. No, in realtà la mia curiosità era sulla sua attività di inventore, perché ho toccato un tasto dolente, no? No, perché è una cosa che mi incuriosisce, perché credo che questo tipo di professione, a volte ho sentito alcune interviste, è una cosa che mi incuriosisce, perché non è che sono qui per parlare di questo, siamo qui per bere una cosa insieme, e devo dire che pensavo che questa cosa fosse fatta in teatro con una conferenza stampa, non lo è, quindi non mi va neanche qui come un cretino di parlare della mia vita, delle cose, perché non è questo quello che dovevamo fare. Se vuoi sapere, l'inventore è un'altra cosa, perché io sono un perito elettronico industriale, ho studiato nel sud, a Napoli, città di Massi Signori, pur essendo uno del nord, e devo dire che lì mi sono diplomato in elettronica e ho continuato a fare delle cose, ma non è una cosa che mi va di raccontare, perché sono tutte cose molto lunghe, è inutile che dica ho fatto quello, ho fatto quella, ho 3 o 4 brevetti internazionali nel mondo, sì lo so, però vedi, non sono preparato a questa cosa, quindi preferirei bere una cosa e parlare, magari... No, non è quello, hai capito? È che mi sento in imbarazzo, vi dico la verità, non è che devo inventare qualcosa. Mi piace vedere la gente, mi stanno facendo le fotografie, ma se devo raccontare la mia vita qui, no. Hai capito? Cioè, ve lo dico subito, non voglio essere sgradevole, però è più divertente che stiamo insieme, ci vediamo, beviamo una cosa, magari qualcuno mi può domandare qualche cosa, hai capito? Ma se devo raccontare tutto, no, per favore, hai capito? Scusa, ma... Sì. Poi lui ieri sera si era preso l'impegno di portarti Moleskine, ma non gliel'hai dato. No, gliel'ho dato. Cosa l'hai dato? Quello che ti ho dato ora. Dico sì, Moleskine, perché non è che la mia rivista. Ah, ecco, come no? Io do tutto in mano a lei, perché lei è la produttrice. Quindi me l'hai dato. Ma ora me l'hai firmato. Te l'ho firmato. Grazie, complimenti e fatti vedere spesso. Bene, eccolo là. Grazie, arrivederci. Va bene, grazie. Tutti noi andiamo dentro a prenderci una aperitivo.